Buona a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della nostra Maullograph signori, episodio forse numero 23, non mi ricordo, non mi ricordo, però andiamo avanti con le nostre avventure, signori, nello scorso video ci siamo dedicati alla conquista della torre Pillager, non è stata come, mi sper come speravo, sinceramente, decisamente no, signori, perché speravo di trovare il corno e così non è stato, ma è andata così, è andata così, detto questo, signori, oggi ci... Eh baseremo sulla costruzione del mob spawners perché decisamente dobbiamo fare esperienza per creare la zona degli incantesimi e poter incan incantare il mondo e andare a uccidere il nostro drago il nostro carissimo amico drago signori le mucche stanno crescendo sempre di più e poc'anzi qui c'erano dei pillager che erano venuti in awa scoperta ma mi sa che se ne sono andati se forse no forse sono là sotto che stanno ancora cercando di capire come andarsene e io direi di lasciarli stare liberi, tranquilli. Sì, infatti vedete, stanno facendo, si stanno facendo il bagno nelle terme. E noi li lasciamo lì. Mannaggia, ma, voi non dovete rompere le scatole, perché giustamente io sono andato a distruggerli. A prendere a conquistare la loro torre loro vengono a conquistare le mie zone detto questo signori prima di partire col video che già è partito da un minuto e venti io vi ringrazio vi ringrazio per i like per i commenti e per il supporto vi ricordo di iscrivervi al canale signori che dobbiamo salire sempre di più con gli iscritti ho bisogno del vostro supporto cosa facciamo nel video di oggi signori nel video di oggi andremo a costruire il mob spawner lo faremo dritto dritto in questa direzione e salirà là sopra, immenso, grosso rovineremo, ro rovineremo il tramonto? Sì, lo rovineremo Ma ce ne faremo una ragione, signori De non, non possiamo fare di, di meglio Non possiamo fare di meglio Allora, io off camera uh, Vedete qui un pochino di cose Tipo la pizzazzoli e del ferro in più Perché... Giustamente sono andato, ho creato lì una base di una miniera che un giorno andremo a sistemare, più o meno in quella zona di lì. E ho iniziato a raccogliere tutto il materiale che ci servirà, signori. Che ho messo in questa bellissima cassa di qua. Eccolo qua: abbiamo un macello di roba, signori, che ci porteremo tutta quanta dietro. Allora, io ho visto una, una costruzione di un bombo spawner che più o meno penso mi sia piaciuta, eh, c'è un attimino da capire se effettivamente funziona oppure no, però non, non facciamoci queste domande che attualmente non avranno mai una risposta e, beh, la risposta la avremo semplicemente quando ci metteremo all'opera. Allora, per prima cosa trasformiamo una botta di questi blocchi, ok, perché dobbiamo fare una bella passerella lunga, signori, quindi questi facciamo così, questi facciamo così, questi facciamo così. Questi li mettiamo di qui e questi li trasferiamo tutti qui. Giustamente non c'entrano. Io nella cassa rimetto il legname, questo di qua, in modo tale che riesca a riprendere questi. E siamo riusciti a costruirli tutti? No, costruiscimeli ancora tutti. Grazie. Giustamente me li hai messi da qualche parte in una cazzola non me li hai messi. Ah, qua. Ok, ok, e questa già sarebbe tanta roba. Ehm. Uh, questo lo possiamo posare, direi che per ora può tornare nella sua bellissima cassa. Qui dentro eh, anche questi dobbiamo costruire. Aspettate, a me cosa, cosa posso lasciare in questa cassa per ora che non mi servono? Queste due cose, queste patate crude che non mi servono. Ho lasciato l'arco, quindi lascio anche le frecce e sarebbe già una buona cosa. Andiamo a creare anche tutti gli slab di bambù eh, e vediamo un attimino come evolve la situazione signori noi una crafting table ce l'abbiamo E tutto questo è calato la notte dormiamo e non se ne parla più abbiamo dormito signori perché stava a calare la notte quindi onde evitare problemi vari ed eventuali ora siamo in una zona del momento della costruzione allora il momento della costruzione io direi intanto mh, Qua la pastella poi la faremo di un altro colore, signori. Per ora qui parte il, il rosso, mettiamo il marrone. Buongiorno, questa la sostituiremo tutta. Però iniziamo a dare una bozza della nuova struttura. Dici, ma il Mobusponder lo metti così a buffo? Sì, il Mobusponder lo mettiamo così a buffo, signori. Decisamente in una situazione un po' più tranquilla, un po' più eh, delicata. Siamo liberi? Siamo abbastanza lontani dalla zona, non rischiamo che qualche mob ci esploda male. E questa già sarebbe tanta roba. Allora, la costruzione che ho visto io parte con un pilastro centrale. Quindi io direi di fare intanto una costruzione degna di questo nome. Quindi direi di fare un 7x7 che non sarebbe mai male come, come situazione, così da poter creare un bello spazio centrale. 1, 2, 1, 2 e 3. Ok, la stessa cosa andiamo a fare qua. 1, 2, 3 3 3 4 5 6 e 7 ok 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ok, ora se, tu, se, se i conti combaciano, qui dovremmo andarci a ritrovare nell'angolo nell che abbiamo messo, perfetto, andiamo a mettere il bambù come pavimento centrale, anche se poi, sinceramente, questo mh, vorrei sostituirlo. Però vediamo, vediamo se poi troviamo dell'altro legno signori Perché la betulla l'abbiamo utilizzata per fare la zona degli e la zona del, del, dell'incudine Vediamo se poi qui riusciamo a mettere un legno diverso Lo troveremo? Forse un giorno lo troveremo A questo punto, noi dovremmo anche allargare un attimino qui il ponticello Farlo per metterlo in sicurezza, come direbbero quelli bravi, mettere il ponte in sicurezza in modo tale che la struttura non è pericolosa per i turisti, ma qui non ci saranno turisti. Però noi comunque siamo dei bravi ingegneri e andiamo a mettere il tutto quanto il ponte in sicurezza, in modo tale che chiunque possa venire qui. Ecco, magari non mettiamo i blocchi a cacca, a cacca per non dire altre cose. e Va bene, questo, uh, ok. E andiamo a mettere anche l'altro lato del ponticello. Così il disegno l'abbiamo fatto bello, carino, carino e coccoloso. Come direbbe qualcuno bravo? Chi è questo qualcuno bravo? Non lo so. Forse sono io stesso che mi parlo di me in terza persona. Però, signori, non, non, non facciamoci troppe domande perché sennò poi da, da, dalle domande nascono altre domande. Del tipo: Ma noi perché siamo? Chi siamo? Da dove ne veniamo? Perché giochiamo a Minecraft? Perché ci fratturiamo così tanto alle le... va bene, dettagli, dettagli, dettagli. Io forse non vi ho fatto vedere che ho messo tutti i rialzi di legno di lato perché ogni volta nella rottura di scatole salire, signori. C'era un grosso problema sul salire perché riuscivo ad arrivare qui e poi non avevo come salire, come oltrepassare la recinzione. Allora, io penso che qui, come zona di mob spawner, possa andare più che bene, diciamo di sì, diciamo di sì. Ora, il centro di questa struttura dov'è? 1, 2, 3, 4 e 5, quindi 1, 2, qua. Ok, quindi da questo punto in poi noi dobbiamo salire di 100 blocchi, signori. 100 blocchi a partire da qui, signori. Siamo sicuri di quello che stiamo per fare? No. Noi siamo a un'altezza di, uh, un di 65, quindi dobbiamo arrivare a 165 blocchi a partire da qua. E quindi va bene Quindi 165 signori Inizia la scalata Inizia la scalata Dobbiamo arrivare a 165 blocchi Vedremo le stelle? Molto probabile Molto probabile che vedremo le stelle Ma Non ci spaventa niente signori Non ci spaventa niente Se questa mob spawner funziona Io sarò grato a chi Ha inventato questa mob spawner E potrò comunque Ringraziare il video che ho visto Per creare questa mob spawner Perché sarebbe Molto funzionale alla nostra, alla nostra avventura Tanto guardate che bella la nostra struttura dall'alto Niente, ma dobbiamo fare una mappa, vero? Non ho pensato a fare la mappa, signori Non ho pensato minimamente a fare la mappa Allora, di sicuro qua dobbiamo arrivare almeno a Altri 30 blocchi Più o meno sì, più o meno no Ma io penso mi si congelerà anche l'acqua a questa altezza Però va bene 151 abbiamo detto 165 quindi arriviamo oramai a 160 4, 65 signori siamo all'altezza che ci interessava e il nostro mondo è ancora visibile queste già sono, sono, sono situazioni importanti signori situazioni importanti allora, allora allarghiamo un attimino la base perché diciamo che questa sarà la zona di spawn dei nostri mostri Detto così, non è molto carino, però diciamo che questa sarà la zona in cui i nostri mostri arriveranno. Arriveranno quindi creiamo un attimino qui la base, una, una, una circostanza di base più o, meno, più o meno, ora con calma capiremo un attimino il da farsi. Con calma capiremo un attimino il da farsi. Allora, detto questo, noi saliamo con la nostra scala qui. Quindi, i nostri mostri devono arrivare qui, giusto? Sì i nostri mostri devono arrivare qui quindi a questo punto dobbiamo creare una eh, risalita di eh, 4 e non mi viene centrale però la cosa porca miseria ho dei problemi di, di... porca miseria non mi viene centrata la cosa se faccio 4 eh, 1 2 Uh, aspettate un attimo, devo prendere... No, non mi viene centrale Mannaggia alle vostre sorelle Devo fare più grosso praticamente Breve taglio signori, prendo un attimo le misure Ok signori, niente Praticamente noi poi ho preso un attimino le misure Ma dovremmo fare il tunnel che sale verso l'alto Di 2, capite? Quindi mi viene fuori linea Questa cosa mi dà fastidio in una maniera che voi non potete capire Però ci, eh, ce ne faremo una ragione Ce ne faremo una ragione Detto questo dobbiamo salire di precisamente 22 blocchi a partire da qua, eh, quindi abbiamo 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 e 22. Ok, ora voi direte come cazzo lo scendi giù. Questa è una bella domanda, signori, questa è una bella domanda, perché se non riusciamo a centrare l'acqua precisa, noi moriamo male. E in tutto questo noi ci lasceremo in questo video con un salto della morte che proveremo a farlo per poi vedere nel prossimo video di completare la struttura che ancora è un attimino grezza, grezza, ma piano piano la porteremo avanti. Signori, proviamo a fare il salto della morte e ci proviamo. Incrociamo le dita, signori, incrociamo le dita e speriamo che vada tutto bene. Uh, ok, ce l'abbiamo fatta signori, siamo vivi Abbiamo fatto un volo bellissimo da Dall'assù, vediamo un attimino come si vede la... Che cazzo là ci fa lo scheletro? Scheletro e ragni? No, ancora signori La struttura non è pronta per accogliervi La struttura ancora non è pronta per accogliervi Quindi cortesemente Tornatemene alle vostre case Non rompete le sciapette a noi Andiamo, saliamo allora velocemente a casa Saliamo velocemente a casa, andiamo a dormire così evitiamo che in quella zona. Uh, un Enderman. Un giorno, signori, dovremmo andare anche a cercare l'Ender l'Enderpearl, e questo piano piano succederà anche prossimamente. Intanto, ok, abbiamo dormito. Abbiamo dormito, torniamo lì, vediamo come si vede la struttura del mob spawner. Ok. Ok, non, non dà tanto fastidio alla nostra vista, da là si vede precisamente che perdiamo la linea, però dettagli, dettagli che affronteremo nei prossimi video. Detto questo signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per il, gente, per il supporto, nel prossimo video continueremo le costruzioni, signori, sempre più in alto, signori, sempre più in alto.